sono stati consegnati dal Comune di Lucca e dall'ERP 36 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica, 10 a Montuolo e 26 a Ponte Tetto. A Ponte Tetto, nel quartiere Giardino, gli alloggi sono andati a famiglie che già abitavano in case popolari del quartiere, che sono state abbattute perché fatiscenti. Alcuni assegnatari sono invece nuclei che, abitando già una casa popolare, hanno chiesto di andare in un appartamento più piccolo. Tra i primi assegnatari, due famiglie di origine marocchina. Da 24 anni che aspetto queste occasioni. Ora è avuta. Ringraziamo tutti quelli che ha dato a mano per avere questa casa, sia all'ufficio casa sia al Comune di Lucca. Sì, con mia famiglia, siamo 5 persone. Cosa fai? Io faccio il pane, il panettiere, operaio alto pascio, a Toscana Pani. Per la zona di Ponte Tetto il Comune ha proposto al Ministero per le Infrastrutture nuovi progetti per la riqualificazione degli spazi pubblici. In particolare si propone di recuperare l'edificio conosciuto come Stecca, dove l'amministrazione comunale intende ricavare 15 alloggi da destinare all'emergenza abitativa. Poi si propone il recupero del campo da calcio tra Piazza Umbrina e le case a schiera e la realizzazione di orti sociali nell'area verde di Via delle Gardenie.